In questo mio intervento vorrei parlare dell'analisi weberiana delle ragioni per cui il capitalismo non nasce in Cina nello stesso periodo in cui nasce in Europa e in Occidente. Per condurre questo discorso, ho fatto riferimento all'analisi weberiana del capitalismo antico, all'analisi weberiana dei tratti del capitalismo in generale e infine alle ragioni specifiche per cui il capitalismo non è sorto in Cina nello stesso periodo in cui è nato in Occidente. Questa questione è stata a lungo affrontata e da parte di critici sia occidentali sia asiatici sono state rivolte a Weber molte critiche. Qualcuno, in particolare Alatas, raccolse nel 1963 l'insieme di queste critiche e formulò, diciamo, in modo ordinato e coordinato, la critica verso Weber, in questo caso in particolare, perché nella sua analisi non avrebbe compreso, la specificità della storia indiana. Io credo che sarebbe, diciamo, troppo lungo, ovviamente, parlare di ognuna di queste critiche. Penso che sia più utile soffermarsi sulle ragioni positive, sulle analisi condotte da Weber e collocare all'interno di queste la sua diagnosi sul perché il capitalismo non si sia sviluppato in Cina nello stesso periodo in cui si è sviluppato in Occidente. Il discorso sull'analisi del capitalismo antico di Max Weber consente la possibilità di comprendere le accuse rivolte a lui per aver condotto analisi improntate al pregiudizio, sono chiaramente infondate quando si pensa che già nell'analisi del mondo antico egli conduce dei confronti tra quello che avveniva in Cina nel periodo dei cosiddetti regni combattenti e ciò che avveniva nel mondo occidentale, in particolare all'interno della società romana e dell'impero romano. Per quale ragione, pur esistendo un capitalismo nell'antichità, questo tipo di capitalismo non compie il passo verso il capitalismo di tipo moderno. L'analisi di Weber è veramente molto istruttiva in questo campo perché fa vedere come intanto ci sono diverse forme di capitalismo, ci sono diversi modi di intendere e di praticare il capitalismo. Rispondere alla domanda perché nel capitalismo, nella società antica, non sia nata una forma di capitalismo di tipo moderno, comporta fare delle scelte di tipo metodologico e adottare un concetto di capitalismo. Per cui, se adottassimo il concetto specifico del capitalismo moderno imperniato sul rapporto di lavoro formalmente libero, chiaramente nel mondo antico non ci sarebbe alcuna forma di capitalismo. Viceversa, se adottassimo una formula, una definizione di capitalismo come generica volontà di arricchimento, allora il capitalismo ci sarebbe sempre stato, sia nel mondo antico, nel mondo medievale, nel mondo moderno, e insomma, avremmo una risposta completamente diversa. Qui l'analisi di Weber rivela tutta la sua sapienza metodologica, nel senso di mettere insieme aspetti generali dell'attività economica con aspetti specifici. E allora vediamo che nel mondo antico abbiamo diverse forme o pratiche di capitalismo in alcuni periodi e in alcune aree del sistema produttivo antico si sviluppano anche germi del capitalismo moderno, ma questa forma
forma di capitalismo, questo tipo di capitalismo, non incontra le condizioni favorevoli alla sua generalizzazione. Il capitalismo antico non si sviluppa perché, dice Weber, operava in un mare di tradizionalismo. Se invece entriamo nel merito del discorso sociologico e non soltanto di quello economico, per cui il capitalismo antico rimane impregnato a forme, possiamo dire, premoderne o comunque non moderne, vediamo che, secondo Weber, il capitalismo antico non si sviluppa in forme moderne perché è interamente o in gran parte costruito sul lavoro schiavistico. E sulla base di questo, tra l'altro, si può sviluppare un'analisi complessiva della società antica da parte di Weber e comprendere anche le ragioni per le quali a un certo punto il mondo romano, già nella fine della Repubblica, ma in particolare nel periodo imperiale, e molto precocemente imbocca la via che porterà alla fine dell'impero. E in termini sintetici, sarà l'impossibilità di sviluppare ancora il lavoro schiavistico e di trasformarlo in lavoro formalmente libero che condurrà la forma economica capitalistica antica al suo esaurimento. Non posso soffermarmi naturalmente su questo per evidenti ragioni di tempo. La questione che riguarda invece il perché il capitalismo non si sia sviluppato in Cina nello stesso periodo, può essere, anzi deve essere vista da un più ampio punto analitico. Già guardando al mondo antico, Weber aveva detto che il capitalismo antico in Cina finisce con la costituzione dell'impero, e cioè circa alla fine del secondo secolo avanti Cristo, e più o meno dal punto di vista della storia della longue durée, nello stesso periodo finisce anche nella società romana, cioè che esplicitamente viene detto da Weber, cioè l'impero dà all'economia una ben diversa organizzazione economica e finisce quel capitalismo legato agli stati o regni combattenti, perché il capitalismo sviluppatosi in Cina in quel periodo era un capitalismo legato alle attività della guerra, alle attività dei sovrani che avevano bisogno di incrementare risorse per spenderle nella guerra. Il discorso diventa molto più interessante dal punto di vista sociologico se noi consideriamo l'ampiezza dell'analisi weberiana. E già nell'Etica protestante, lo spirito del capitalismo, egli aveva introdotto una serie di fattori per spiegare l'origine del capitalismo moderno nel mondo occidentale. E in generale, possiamo dire sinteticamente, Weber introduce il fattore esplicativo religioso, cioè la religione diventa uno dei fattori che spiega, sebbene attraverso mediazioni, come mai si impone una determinata forma di attività economica nel mondo occidentale. Nei saggi che noi invece possiamo oggi leggere, raccolti sotto il titolo di Sociologia della religione, Weber avverte chiaramente nella nota preliminare che i fattori causali da lui considerati saranno più o meno di due tipi.
sia dal lato della determinazione dell'attività economica da parte dei fattori culturali e da parte dei fattori religiosi, sia in modo inverso di come l'attività economica determina le norme, le regole, gli orientamenti culturali e perfino religiosi. Quindi un lavoro di più complessa analisi del perché accadano o si affermino determinate forme economiche e non altre. Per quanto riguarda l'analisi specifica, io mi sono soffermato sul problema della teodicea. In fondo noi troviamo in Weber, e da questo punto di vista, diciamo, la sua lezione credo sia ancora attualissima, un'analisi delle funzioni generali e soprattutto delle funzioni specifiche della religione. La religione è in primo luogo un corpus di idee teso a spiegare le ragioni della, così lui dice, sofferenza immeritata. Cioè a dire la religione si presenta in primo luogo come una teodicea, un corpo dottrinario capace di giustificare la felicità e l'infelicità delle persone, il perché la ricchezza e la stessa felicità è distribuita in un modo piuttosto che in un altro, e ne dà una spiegazione che gli attori sociali giudicano razionale, tanto da adottarla. Ora, sulla base di questo modello esplicativo della religione, andiamo ci troviamo di fronte a una spiegazione delle categorie fondamentali e degli orientamenti strutturali fondamentali delle culture che Weber esamina: la cultura cinese, la cultura indiana, la cultura occidentale. Ora, il problema fondamentale è l'atteggiamento verso il mondo. Atteggiamento verso il mondo che potremmo dire positivo nel mondo occidentale, si risolve con una negazione nel mondo indiano, si risolve con una adesione nel mondo cinese, un'adesione al mondo, non con una sua negazione. Ma la differenza tra il mondo occidentale e il mondo cinese costituiva, perché Weber parla al passato, non parla certo della Cina moderna, costituiva in una negazione e una creazione di un nuovo mondo, mentre invece l'atteggiamento proposto dal confucianesimo e dal taoismo consiste in una rinuncia verso il mondo, una rinuncia tale per cui alla fine il mondo è accettato così com'è. Per sintetizzare questo complesso di argomenti, ho utilizzato delle chiavi concettuali. Nel mondo occidentale la categoria fondamentale della metafisica, dell'orientamento religioso e culturale è l'essere, nel mondo indiano il nulla, nel mondo cinese l'armonia. Ora, questi aspetti sono assolutamente di carattere generale, ma sono rintracciabili nelle analisi concrete che Weber svolge nel corso della sua intera opera. Ripercorriamo brevissimamente i tratti della modernità secondo Weber. La modernità che lui studia a partire dall'Europa e dagli Stati Uniti è caratterizzata da un certo numero di caratteri strutturali. Quindi è vero che c'è una nuova cosmogonia
considerazione di fattori non considerati prima o non considerati allo stesso modo, come abbiamo detto, la religione. Ma questa interpretazione di tipo strutturale non si tratta mai di una riduzione ad un unico fattore per la spiegazione di eventi complessi come quello dell'avvento della modernità. Nella sua opera Weber indica 14, 15, secondo i casi, tratti che caratterizzano la modernità e tra questi indica il capitalismo moderno, cioè quel capitalismo che è fondato sul rapporto di lavoro formalmente libero. Allora il problema è come mai ciò si sia verificato in Occidente e la risposta weberiana la conosciamo. È stata la trasformazione dell'orientamento generale prodotto attraverso mediazioni dalla religione calvinista a introdurre quegli stili di vita economica nuova che sono a fondamento del capitalismo moderno. Come mai, questo è il problema, ciò non si è verificato in Cina e in India? Ora non possiamo seguire ovviamente il discorso in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue diramazioni, ci soffermiamo brevemente soltanto sul discorso che riguarda la Cina. Qui abbiamo una interpretazione della religione confuciana e della religione taoista, come dicevo prima, e soprattutto delle loro funzioni di legittimazione della società cinese. Queste funzioni di legittimazione tendono ad esaltare l'atteggiamento di adesioni al mondo, di ricostruzione storica della società con le medesime caratteristiche. È stato accusato Weber di aver concepito da un lato molto dinamicamente il mondo occidentale, dall'altro invece aver visto come una realtà immobile nel mondo orientale. Questa critica è ingiusta e comunque parziale. Nel senso che Weber invece è molto attento ai cambiamenti verificatisi nella storia della Cina, sia nella Cina antica, sia nella Cina del periodo medievale, sia nella Cina degli ultimi secoli. E in particolare, egli studia le riforme di Anxi e mostra come queste riforme non riescono a produrre quel capitalismo di tipo moderno perché le riforme non avevano un obiettivo economico, ma avevano in particolare un obiettivo militare perché rispondevano all'esigenza di difendere la società cinese dalle minacce esterne che venivano dal mondo mongolo e d'altra parte nell'arco di qualche tempo quelle riforme sono state riassorbite all'interno del sistema dominante cinese. Il problema della visione mobile o immobile della Cina quindi va risolto diversamente, nel senso che Weber vede e analizza i diversi cambiamenti verificatisi nella storia della Cina, ma vede anche la continuità della struttura, il permanere di un rapporto fondamentale tra gli elementi della struttura sociale e la struttura politica, questa sì, per molti versi e tra molte virgolette immutabile, perché non è neppure vero che ci sia stata, diciamo, immutabilità nel mondo politico cinese. Ci sono stati cambiamenti numerosi di dinastie e ognuno ha portato diversi radicamenti della dinastia dal punto di vista linguistico, dal punto di vista territoriale e anche modifiche, cambiamenti dal punto di vista politico, ma è rimasta la struttura fondamentale del rapporto tra struttura statale e struttura della società che non ha consentito
quella nascita della società civile che invece è nata, e di questo Weber è testimone nelle sue analisi, nel mondo post-feudale europeo, e che genera quella società civile che invece ha caratteristiche molto diverse nella Cina tradizionale fino all'inizio della modernità. Quindi alla domanda del perché non si sia sviluppato il capitalismo in Cina, ripetiamo, il capitalismo che ha come fondamento il rapporto di lavoro formalmente libero, Weber risponde in un modo molto complesso. Intanto in Cina c'è stato capitalismo come c'è stato in altre aree del mondo, ci sono state diverse forme di capitalismo, ma non si è sviluppato, pure se in alcuni momenti, come nel mondo antico, esistevano degli embrioni che avrebbero potuto provare un altro esito. Non è successo non per la mentalità dei cinesi, come qualcuno ha voluto attribuirgli, ma per ragioni profonde, strutturali. Il sistema della formazione e della riproduzione delle élite dirigenti, che attraverso il sistema degli esami a un certo punto diventa aperto, nel senso che è possibile in quel mondo una sorta di circolazione delle élite. Non è vero che sia un mondo assolutamente chiuso. È complesso, assolutamente chiuso come struttura, ma non come ingressi possibili per nuovi soggetti che possono far parte della struttura dei mandarini, della struttura sociale, degli intellettuali che nel complesso governano la società. C'è un conflitto che Weber rileva, che è un conflitto di struttura tra gli intellettuali e la forma statale. Ci sono conflitti di tipo territoriale, non per caso, ad esempio, i funzionari sono nominati soltanto per 3 anni per evitare che potessero mettere radici nei territori e utilizzare il potere lì acquisito contro il potere centrale. Tra l'altro, questa è una misura antica adottata quasi da tutti gli imperi. Quindi è in generale la struttura sociale, la struttura culturale, la struttura religiosa che cospira a mantenere una struttura, una società di tipo tradizionale che non consente l'emergere di una, società civile nella quale, potessero nascere, attività economiche, fondate sul, rapporto di lavoro, salariato formalmente libero. Ora, ovviamente è esistito in Cina un capitalismo per tutta la storia della Cina, e questo capitalismo ha avuto aspetti di tipo tradizionale. Che cosa ha fatto la religione, l'etica confuciana, l'etica taoista rispetto a questo sistema? La funzione di legittimazione è consistita nel giustificare il mondo così come era, nel propugnare una riproduzione della struttura sociale così com'era, nel giustificare dal punto di vista culturale la ricerca di rapporti armonici e di eliminazione del conflitto sia di tipo personale, sia di tipo sociale, sia di tipo strutturale tra gli elementi della società, in particolare la politica e la società cosiddetta civile. Ora, tutto questo ha avuto
un esito che nel corso dei secoli ha messo la Cina in un rapporto competitivo di svantaggio rispetto all'Occidente. E tutto questo emerge con chiarezza già alla fine del XVIII secolo, ma in particolare nel corso del XIX secolo. È compatibile la società cinese con il capitalismo? Perché anche di questo è stato accusato Weber, come se gli avesse detto che i cinesi non avevano una mentalità di tipo capitalistico. La risposta di Weber la conosciamo, il capitalismo è compatibile con la società cinese, tanto è vero che sia pure attraverso l'imposizione dall'esterno, il capitalismo ha cominciato a funzionare in Cina nel XIX secolo. E come stiamo vedendo in questo periodo storico anche noi, il rapporto tra capitalismo e la società cinese è abbastanza virtuoso, anche se bisognerebbe comprendere il tutto alla luce di una definizione univoca del capitalismo, perché è facile far passare interpretazioni che hanno una base concettuale diversa e sulla base di questa dire che l'analisi weberiana non aveva colto per suoi pregiudizi di natura culturale interni le dinamiche della società cinese. Senza senza sopravvalutare l'interpretazione weberiana, senza dire che è un'interpretazione perfetta e che non abbia nessun punto debole e così via. Bisogna però segnalare almeno che un certo numero di critici che io ho studiato, che si sono espressi sulle dinamiche del capitalismo degli ultimi 50 anni in Cina e sulla interpretazione weberiana liquidandola, mi sembra che qui ci sarebbe la necessità di mettere a punto un piccolo problema, a mio avviso. L'operazione condotta dicendo che se vogliamo comprendere il capitalismo cinese dobbiamo utilizzare Adam Smith contro Carlo Marx e quindi anche contro Max Weber, perché sia Marx che Weber utilizzano lo stesso concetto di capitalismo, quello fondato sul lavoro formalmente libero. Ecco, dobbiamo capire, dobbiamo dire che stiamo facendo un'operazione di questo genere, cioè di spostamento delle basi analitiche, e a quel punto dobbiamo domandarci se porre Adam Smith e Fernand Braudel alla base della interpretazione del capitalismo contemporaneo in Cina possa dare risultati migliori di quelli che ha dato e potrebbe dare uno sviluppo del metodo weberiano di analisi della società cinese. Per quanto mi riguarda, io ritengo che questo approccio abbia prodotto, dei risultati molto interessanti per un verso, ma anche altrettanto deludenti dall'altro, perché nel momento in cui si verifica che in Cina, come nell'Occidente capitalistico, si producono disuguaglianze, si producono disoccupazione, si producono proteste e non si riesce a capire perché questo debba avvenire una volta che si è detto che in Cina la diversità e l'interesse del capitalismo sta nel fatto che esistono gli attori capitalistici, ma sono governati dallo Stato che mette i capitalisti l'uno contro l'altro, senza invece mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, come faceva il capitalismo liberale classico nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti, e quindi vedere ancora
diciamo, la Cina come un paese virtuoso che è capace di gestire le dinamiche economiche in favore dei lavoratori, in favore della società in generale, scoprire e meravigliarsi che invece produce tutta una serie di fenomeni negativi, mi sembra che questo sia dovuto proprio ad un approccio analitico improntato ad un pregiudizio che non vuole vedere che anche in Cina è nato un capitalismo nel quale il conflitto tra gruppi e classi sociali è tanto forte quanto lo era stato in Occidente. Di più, come nella fase classica del capitalismo moderno, lo Stato è dalla parte del capitalismo e non dei lavoratori, perché condurre un'impresa capitalistica nella quale lo Stato praticamente risolve il conflitto all'interno della fabbrica sistematicamente in favore degli imprenditori e non dei lavoratori, questo è quello che avrebbe dovuto documentare eventualmente un'analisi neosmittiana che ha preteso di liquidare l'approccio marxista e l'approccio weberiano all'analisi del capitalismo moderno. Infine, questo tipo di approccio al discorso capitalistico in Cina non mette in evidenza la struttura particolare ancora dello Stato, il ruolo e la funzione dello Stato e come il conflitto ancora sia più o meno fatte ovviamente le dovute infinite differenze, sia ancora più o meno quello, una struttura imperiale o neoimperiale nella quale non esiste più ovviamente la corte, non esistono più i mandarini, ma esiste una struttura ramificata di partito che governa insieme allo Stato, che è parte dello Stato, governa la società. Questo mi sembra diciamo un difetto di questo approccio che non aiuta a comprendere che cosa sta facendo la Cina in questo periodo. Questo è una manchevolezza, diciamo, è una manchevolezza piuttosto grave perché la Cina non è un paesino. È il secondo, se non il primo già, paese del mondo, la più grande potenza del mondo, almeno tanto grande, tanto importante quanto gli Stati Uniti, e quindi il peso che avrà nella storia mondiale dei prossimi decenni e dei prossimi secoli è ancora semplicemente enorme. E non aver messo bene in luce per eventuali pregiudizi di tipo ideologico, questo può essere veramente un peccato grave per degli scienziati sociali. Per concludere, io ritengo invece che un'analisi che sviluppi l'approccio comparativo weberiano e la sua analisi multidimensionale della società cinese possa portare a comprendere meglio sia gli orientamenti generali della popolazione, della società, dello Stato, ma anche a comprenderne le più intime aspirazioni e i conflitti che nascono da questa situazione che è assolutamente nuova e assolutamente importante e interessante per ogni scienziato sociale. Ritengo infine che non sia il caso di sbarazzarsi di Max Weber per sostituirlo con approcci che non conducono a risultati più importanti di quelli già ottenuti da Max Weber nella sua analisi storica e che potrebbero essere rinnovati conducendo altre più approfondite analisi tenendo conto della sua lezione metodologica. Grazie, chiedo scusa per la lunghezza. Naturalmente spero che dal convegno nasca una pubblicazione alla quale
avrei molto piacere di partecipare. Grazie a tutti e se posso alla fine dirlo, formulo grandi auguri al professor Pietro Rossi, nostro maestro negli studi weberiani. Grazie.